prima novella della prima giornata del Decameron. La novella di Ser Ciappelletto. Il tema della giornata è Libero, la regina è Panfinea e il narratore è Panfilo. Lo scopo di questa storia è illustrare come Dio ascolti lo stesso le preghiere dei fedeli, nonostante questi a volte si affidino a dei falsi santi. La storia si apre con il mercante francese Muzzatto Francesi, che deve lasciare la Francia per l'Italia, ma non vuole farlo prima di aver trovato qualcuno che si occupi di riscuotere al posto suo dei debiti che lui ha presso dei borgognoni, persone veramente di malaffare. Pensa quindi di rivolgersi a Ser Ciappelletto. Il vero nome di Ser Ciappelletto è Ser Cepparello da Prato. Questo è un notaio chiamato così perché i francesi sono in realtà convinti che il suo nome sia un diminutivo di cappello. L'uomo ha veramente una pessima reputazione, è dedito all'omosessualità, al gioco, ha compiuto diversi atti violenti. Insomma, è veramente una persona poco affidabile, che però decide di accettare l'incarico perché in quel momento si trova in difficoltà economiche. Così Ser Ciappelletto parte e in Borgogna viene ospitato da due fratelli fiorentini che fanno gli usurai. Il problema nasce nel momento in cui, proprio mentre lui è ospite nella casa, cade malato talmente tanto gravemente che i due fratelli cominciano a preoccuparsi. Qual è il problema? Il problema è che, qualora Ser Ciappelletto morisse da loro, dovrebbe essere seppellito in terra sconsacrata, causando ulteriori problemi alla fama dei due fiorentini, che già non è così idilliaca all'interno del paese. D'altro canto, i due non se la sentono nemmeno di lasciare il povero Ciappelletto fuori di casa in quelle condizioni. E sanno perfettamente che qualora chiamassero un prete per dargli l'estrema unzione e lui si confessasse, nessuno potrebbe mai perdonarlo per tutti i suoi peccati. Ser Ciappelletto però sente i due discutere nella stanza accanto, li chiama e gli propone il suo piano. Il piano è molto semplice: chiamare un frate, confessarsi, fingendo esattamente di essere colui che non è. E questo viene fatto. Cerca di ricordare che questa è la prima beffa che viene messa in scena nel Decameron. Infatti, all'arrivo del frate, Ser Ciappelletto si confessa e finge di essere una persona talmente tanto pia che il padre gli perdona dei peccati ridicoli. Per esempio, il frate gli dice se è stato casto e Ser Ciappelletto dice che non ha mai avuto una donna in tutta la sua vita, di non aver mai ucciso, di non essere mai stato violento, di non aver mai rubato. Di più, a un certo punto si finge contrito dicendo che uno dei più grandi peccati che ha commesso è stato insultare sua mamma quando era piccolo e sputare in chiesa una volta. Insomma, il frate ovviamente gli dà l'estrema unzione e dopo poco Ser Ciappelletto muore. Nel momento in cui i frati del convento vengono chiamati per allestire il suo funerale e la sua sepoltura, il frate che ha accolto la sua confessione si reca dal priore raccontandogli quanto fosse santo, quanto fosse buono quest'uomo. E la voce così si diffonde, viene fatta un'orazione in cui si esaltano le qualità di Ciappelletto e inizia una lunga processione di fedeli che si recano sia al funerale che sulla tomba dell'uomo. Ovviamente, in conclusione, Panfilo sottolinea che non sappiamo se effettivamente Ser Ciappelletto bruci o meno all'inferno, perché potrebbe sempre darsi che all'ultimo, nel profondo del suo cuore, si sia pentito delle sue malefatte e che quindi Dio, che è così misericordioso da ascoltare lo stesso le preghiere dei fedeli che si rivolgono a Ser Ciappelletto, magari può anche essere stato abbastanza misericordioso da perdonarlo. Cosa devi ricordare di questa narrazione? La prima cosa importante è che c'è una forte polemica con la Chiesa. Infatti Boccaccio non se la prende con i fedeli, che effettivamente sono un po' creduloni, ma se la prende con l'ingenuità dei frati, oppure con chi invece, pur dovendo proteggere i fedeli, punta sul culto dei falsi santi per spremere un po' le povere persone e i credenti, e quindi gli ecclesiasti corrotti. Non solo, la cosa importante è che nel momento in cui il frate cerca di chiedere a Ser Ciappelletto quali peccati ha commesso, segue una scaletta già nota. E qual è questa scaletta? È la scaletta della Divina Commedia, quindi segue la toponomastica dell'inferno dantesco. E ora veniamo al protagonista di questa novella. Allora, Ser Ciappelletto è realmente esistito ed è stato realmente in affari col mercante di cui abbiamo parlato all'inizio, Muzzatto Francesi, il tutto all'inizio del 1300.
Ora, di questo personaggio deve ricordare, primo, che Boccaccio scrive per lui un pezzo di grandissima beffa, come dicevamo prima, e secondo, che è uno dei personaggi più negativi di tutto il Decameron, che spesso è stato messo in parallelo con il suo opposto, che è Griselda, uno dei personaggi invece più idilliaci, che è protagonista proprio a specchio dell'ultima novella del Decameron. Con questo noi ti salutiamo e ti rimandiamo ai prossimi riassunti per il ripasso.